Allora, il 10 novembre, progetto Orti in Condotta, sì, in cosa consiste? Il 10 novembre sarà la festa degli orti, per noi è un sabato, e festeggeremo insieme ai bambini coinvolti nel progetto di Slow Food per l'educazione Orti in Condotta, sarà la celebrazione di quello che loro fanno a livello didattico e poi anche pratico, quindi con poi la vendita anche dei prodotti che effettivamente poi questo orto regala ai bambini e alle loro famiglie. E il progetto degli orti scolastici è un progetto che io e la mia collega Sandra, che con me è referente per Slow Food Valdarno di questa dell'educazione, abbiamo realizzato nella scuola primaria di Montevarchi del Giglio, e dove, coadiuvate da un nonno che si occupa dell'attività pratica quotidiana della gestione dell'orto, veicola poi ai bambini, alle classi dei vari bambini coinvolti, tutta una serie in realtà poi di argomentazioni molto più ampie che hanno a che fare poi in realtà con le abitudini, con l'efficienza domestica, ma anche poi con la sostenibilità planetaria, che è il tema centrale del loro futuro fondamentalmente. Quindi insomma il progetto dell'orto in condotta è fondamentale in realtà per creare degli adulti consapevoli e che non siano consumatori, ma, come la definizione Slow Food, coproduttori domani.